Ad agosto l'FDA americana, l'equivalente dell'EMA europea, ha autorizzato il farmaco di Dompé a base di NGF, il fattore di crescita nervoso scoperto da Rita Levi di Montalcini, dandogli il bollino di innovazione dirompente per curare una malattia orfana di cura. Una storia di ricerca pluriennale, una storia di ricerca tutta italiana. Che cosa significa tutto ciò per la vostra azienda, ma anche per il nostro paese? Per la nostra azienda è il riconoscimento di una vita dedicata all'innovazione. Questo è veramente una storia tutta italiana. Ha cominciato con la professoressa Montalcini. La Dompé è stata la prima azienda che è riuscita a portare un prodotto a base di NGF sul mercato. Continuerà con l'internalizzazione della nostra azienda. Porteremo questo farmaco in tutto il mondo. Quindi per noi significa portare l'eccellenza italiana nel mondo. La vostra azienda è fatta anche di persone, di uomini e di donne, è una delle poche imprese italiane in cui ci sono tante donne, giovani, brave. Lei è stata nominata di recente Chief Operating Officer. Che cosa significa anche, diciamo, questa politica all'interno di Dompé? Ma in realtà questa non è neanche una politica all'interno di Dompé. Questo è frutto di, devo dire, un imprenditore illuminato che non ha bisogno di guardare se il suo management è uomo e donna, ha bisogno di avere il talento in casa, per cui è venuto naturalmente, senza necessità di alcuna forzatura all'interno del nostro sistema. Oggi sono molto fiera di poter dire che nel nostro comitato di direzione siamo 4 donne e 3 uomini, per cui insomma una particolarità nel sistema Italia anche questo. E quali sono invece gli obiettivi che si è data nel suo nuovo ruolo all'interno dell'azienda, obiettivi di crescita all'Italia, in Italia e all'estero? Ma il primo è sicuramente quello di affrontare il mercato degli Stati Uniti. Noi ci aspettiamo di raddoppiare il nostro fatturato nel giro di 5 anni. Il secondo obiettivo è continuare con questa piattaforma che abbiamo creato a fare innovazione. Questo è il primo prodotto biologico in oftalmologia che noi portiamo sul mercato. La ricerca deve continuare e sarà il motore della nostra crescita. Per il mercato farmaceutico italiano invece vede un possibile consolidamento nei prossimi anni? Ma in questo momento il mercato italiano, così come tanti altri mercati, effettivamente si prospettano scenari di consolidamento. In Dompé noi stiamo guardando al futuro con grande fiducia, non c'è in questo momento una prospettiva di breve periodo, nel lungo vedremo cosa succederà.